Bella a tutti ragazzi e bentornati su Shikakujino, io sono Fried, oggi siamo su Pokémon Soul Silver. Ragazzi, siamo di nuovo su Pokémon Soul Silver perché davvero, io l'ho detto anche nello scorso episodio, ho una voglia matta di giocarci. Nello scorso episodio abbiamo allenato un pochino Spec, l'abbiamo portato fino al livello 11 esattamente, e eravamo arrivati qui a Violapoli. Oggi non faremo nient'altro che battere la Torre Sprout e sfidare il nostro primo capo palestra, Valerio. Tra l'altro oggi mi sa che faremo evolvere anche il nostro Spec e mi sa che l'evoluzione avverrà molto presto, mi sa addirittura dentro alla Torre Sprout. Solo che arriva alla sommità della torre atterrà una mossa spruzzante. Arrivando in cima alla torre, battendo tutti gli allenatori, poi il capo dei saggi ci regalerà una mossa speciale, una MT, che è Flash. Flash ci permette di arrivare in posti in cui normalmente non potremmo arrivare, se non avendo alcune comunque difficoltà. Infatti Flash ci permette di illuminare alcuni posti molto bui, come le grotte. Nel frattempo abbiamo battuto il primo saggio con tre one shot di braciere. Io l'ho detto, l'ho continuato a dire nello scorso episodio, braciere è davvero una mossa sensazionale secondo me. In teoria dovrebbe evolversi il nostro bellissimo Spec a livello 14, non mi ricordo. Io ho anche una guida di Pokémon, però sinceramente non ho guardato nulla. E poi la guida è di Diamante e Perla, però c'è su tutto il Pokédex e quindi diciamo che ci sono tutte le mosse, tutti i vari livelli in cui si evolvono i Pokémon, eccetera. E se non ricordo male, Cyndaquil si evolve prima degli altri Pokémon. Totodile al 18 e invece Chikorita al 16, se non ricordo male. È il primo andato, ma quasi quasi vado giù di azione, perché tanto sono a livello 3, quindi li sciotto in ogni caso, penso. No? Cazzo! Vabbè, fa niente. Più che altro non vorrei arrivare in cima e avere pochissimi punti potenza per utilizzare braciere. Quindi facciamo così, diamo un pochino azione. Tanto di pozioni ne abbiamo a go-go, quindi va benissimo così. E a partire dal prossimo episodio addirittura andremo ad allargare la nostra squadra. In questo episodio ci limiteremo a potenziare un pochino ancora Spec, lo faremo evolvere. E dopodiché andremo a catturare il nostro primo Pokémon. Infatti per ora abbiamo ancora la strada bloccata per catturarlo e l'avremo bloccata fino a quando non batteremo Valerio, perché poi quella strada verrà appunto sbloccata. Uno! Ah, di quanto poco! E siamo a 2 e siamo arrivati al livello 13. Tac! Attacco rapido, utilissimo! Glielo facciamo imparare immediatamente al posto di Fulmisguardo. Io Fulmisguardo, tutte quelle mosse che tendono a diminuire le statistiche dell'avversario non le uso mai, mai e mai, perché so che sono utili, perché porco Giuda se sono utili, però preferisco attaccare prepotentemente, sì. E abbiamo battuto anche Orazio. Siamo già arrivati praticamente in cima, però non mi ricordo cosa c'è di... Ah, non si può andare, ok. Sono stupido, insomma. Pozione. Aspetta che non mi ricordo quanta vita ha. 31 su 35. Battiamo tutti e tre. E poi andiamo dal capo dei saggi con Jaquilava. OP, proprio gli spannocchiamo in due. Las. Qui devo usarlo, braciere, perché ha un bel sprout. Bell sprout. Attenzione. E lui ha appena detto quello che ho detto io poco fa, ovvero che con la mossa speciale che ci viene data dal saggio, dall'anziano, potremo poi illuminare i vari posti bui. No, ho usato azione invece che braciere, che pirla. Beh, mi sa che lo uso ancora, sai. Eccolo, tank. Non vieni, sei un tacchino. Figa, spacchiamo tutto. Giuro, sono stra contento perché adesso si evolve e io sono tutto lì. Livello 14. E guarda adesso. Ah, ci curano tutte, è vero. Braciere. Mamma, quasi one shot. No. E io non ho la sveglia. Cazzo, non ho la sveglia. Cazzo. Ho tutti di merda. Che cazzo di danni fa quello lì? Ah, come insiste? Guarda, non demorde. Hai finito lì, figa.
figa? Oh, finalmente sei svegliato. Dai, su. Va che sono una Pasqua. Va che sono una Pasqua. Sto scodinzolando. Ok. Quanto cazzo è bello. Quanto. Ah, che bello. Va che benessere. Va che bello. Livello 14. Natura audace. E siccome siamo molto previdenti, gli rifulliamo la vita. Anche se tanto sappiamo già benissimo tutti quanti che non servirà un cazzo. E sì, Arsenio è lì che rompe i coglioni all'anziano perché voleva la mossa speciale. Insomma, l'anziano gli ha fatto un po' la ramanzina perché lui è un coglione e tratta male i Pokémon. Tutto qua. Io prima di sfidare quel coso mi piglio la fune di fuga. Braciera all'ennesima potenza e ti sciotto. Ma puttana, ma puttana. Dai cazzo che una volta battuto questo qui arriviamo dal capo palestra che siamo OP e ce ne usciamo dalla palestra con gli spiedini di PJ. Boom, livello 15. Un altro pass out. Bye bye. Minchia, un lamento. Eccellente. Va bene, insomma. Io non ho voglia di usare fune di fuga, anche perché comunque non è che sia poi così tanto difficile uscire da qui. Preferisco tenermela. Ora facciamo un breve pit stop al centro Pokémon, così ci curiamo un pochino e poi andremo a battere quel coglionazzo di Valerio. Tank. Allora, sfidiamo tutti quanti o andiamo direttamente da lui? Tu cosa dici? Si sente motivato. E allora sfidiamo tutti quanti. Un avicoltore. Costanzo. One shottato. Che tristezza. Lui tutto fiero. No, non ci posso credere. Affanculo. Usiamo braciere. Insomma, spiedini di PJ ne abbiamo? Guardalo ancora, Evidentemente gli piace il pollo. Che se fossimo stati su Skyrim a questo punto saremmo già ricercati da 47.000 persone. Sono il capo palestra di Violapoli, mi chiamo Valerio. So che qualcuno fa il prepotente con i Pokémon uccello perché sono sensibili alle scosse elettriche. Non permetterò che qualcuno faccia un tale affronto ai miei Pokémon. Ti mostrerò la forza dei magnifici Pokémon che solcano i cieli. Primo Pokémon è un PJ. E questo PJ morirà immediatamente con un braciere allucinante in faccia. Ustionato proprio. E arriviamo al livello 16. Speck è troppo forte. Speck è troppo forte. E PJ 8. Questo è uno dei Pokémon più belli che hanno mai creato, disegnato, pensato, non lo so. Davvero, io lo adoro. Soprattutto Pidgeot, cioè la sua evoluzione è qualcosa di davvero troppo elegante, io lo adoro. Ah, che usa Trespolo adesso, il bastardo. Non refullarti tanto. Vabbè. Ah, che forse è brutto colpo. Ah, pure scottato, Volevi. Tanto sei comunque scottato, quindi voglio dire. Siamo ancora in volo, possiamo farcela, tua sorella. Ma come ci muore? Tanto ci muori per la scottatura. Beh sì, comunque eravamo anche abbastanza cioè, overskillati per questo qui. Cioè, livello 16 contro un capopalestra del genere è impossibile non vincere. Bisogna saper accettare la sconfitta. E infatti, devo darti qualcosa. Ecco la medaglia della Lega Pokémon, come prova che hai fatto furore in questa palestra. La medaglia Zefiro. O Zefiro. Zefiro o Zefiro? Non lo so. Fate voi.
Allora, i Pokémon ricevuti da qualcuno fino a livello 20, sì, va bene, tanto a noi non interessa. Possiamo usare Spaccaroccia. E ci regala anche qualcosina, l'MT51, che se non sbaglio è Trespolo. E niente, adesso noi ce ne andremo. Io non parlo mai quando arrivo nelle palestre questo qui perché mi sa tanto di gufo. Però quando li batto, quando batto i capo palestra, mi dice sempre: bravo, continua così, son campione. E quindi mi sento potente. Abbiamo scoperto qualcosa sull'uovo. Non ti spiegare, vorrei che lo tenessi con te, mio assistente. Eccoci qui, siamo arrivati al punto di cui parlavo nello scorso episodio. Nel punto in cui ci viene effettivamente regalato l'uovo Pokémon. Regalato, per modo di dire, perché innanzitutto ci ricarichiamo i Pokémon e poi andiamo a prenderlo. Cazzo è sto coso qua? Ah, ok, no, perché non ho usato trucchi. Infatti quello dei trucchi ha sempre... cioè è sempre vestito di verde, però ho detto ma che cazzo? Vabbè. Insomma, questo qui ora ci dà l'uovo. Esatto. E noi dovremo semplicemente tenerlo in squadra fino a quando appunto non si schiuderà. E in quel momento... niente, dovremo tornare indietro, far vedere il suo contenuto al Profelm, che tanto ci dirà: tienilo. E quindi niente, va bene così. La giappociminchia, guardala qua! Bumble Bumble! Cazzo balli. E quindi niente, siamo arrivati anche alla fine di questo episodio. Spero vi sia piaciuto, spero vi siate divertiti. E niente, mi raccomando, supportate la serie, lasciate un bel like, un commento e condividete il video se vi è piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, che non so quando sarà, perché penso che il prossimo video che faccio sarà su Clash Royale. Però rimanete sintonizzati, iscrivetevi anche al canale Telegram per sapere quello che abbiamo in mente di fare, quello che vogliamo fare, eccetera. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, allora, ragazzi. Best plow, best plow.